Noi siamo curiosi però anche di un fatto pratico, cioè ci chiedevamo se lei avesse mai assistito a dei momenti di studio di grande Beniamino, cioè come studiava? Ma accidenti, lui se erano spartiti musicali ripassava lo spartito, c'aveva il maestro accompagnatore, il maestro Sivieri che era il ripassatore, sta in tutti gli elenchi, l'accompagnata anche in concerti, però era il suo Sì. accompagnatore di studio, Sì. faceva, e studiava su quel pianoforte con cui ha cantato Ho lei. capito. Perché lui non lo teneva nel suo studio, dunque c'era il villino, questo Sì. ottocentesco che era suo, con la torretta, come si faceva allora, attaccato quasi sempre nello stesso spazio del Sì. Sì. giardino, c'era una villa nuova che aveva fatto per Rina quando Rina Sì, si è sposata. E certo. siccome lì c'aveva stanze più grandi, non doveva salire i gradini per andare sopra, ha fatto mettere questo pianoforte a quattro corde lì lo studio di Sì, Rina sì, e sì. andava lì a Sì. studiare. Ma molti, E per io lo sentivo esempio, sempre ma per fare esempio i vocalizzi, vocalizzi tanti come? vocalizzi, tanti, lo sentivo. Poi tenere le note a lungo e poi col maestro che gli batteva un determinato tasto, non so se un sì o un la per prendere le note, e qualche volta intonava qualche brano dei brani che doveva cantare. Come vocalizzi, per esempio, note lunghe, Io sai cinque. quello che le posso Per dire. esempio, usava cantare molto forte o No, 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 no. prediligeva, quindi prediligeva No, mezze no, beh, voci? dopo se doveva prendere una nota acuta, Sì, beh, si certo. sentiva che c'era, però lui curava molto, molto, molto il fiato, Il canta fiato. sul Sì, fiato, diceva sempre a certo. tutti. Allora, ricordo un particolare molto carino, che poi era un simpaticone oltretutto, quelli di buon umore, paesano. Sì, Allora c'era certo. un certo Francaldi, Licinio Francaldi, che era alto così, una voce da tenore splendida, splendida. La mamma, poverina, soffriva questo figliolo, perché era, a guardarsi era quasi un Beh, infelice. Tra certo. l'altro aveva una mezza faccia intera deturpata da quelle che noi chiamiamo verruca. Povero, sì. E aveva fatto del tutto per portarlo da zio Beniamino. Lui per solito, quando era in Italia, lì a Roma, riceveva il giovedì. Ero presente, io ho visto arrivare sta donnetta e questo si è messo a cantare, adesso non ricordo cosa ha cantato. C'aveva una voce eccezionale, eccezionale. Tanto che zio rimase colpito. Beh, certo, Gli sì. disse, vedi, tante volte il Padre Eterno non è tanto giusto. A te con una mano ha messo l'oro in gola, ma con certo. l'altra mano ti ha dato uno schiaffo che ti ha nerito una faccia, ti ha fatto Poverino. nera la faccia. E gli consigliò, siccome al teatro non l'avrebbero mai preso per la figura, dedicati alla preparazione dei cantanti. Ah, E vedi? questo l'ha presa per buona. Ma Ha avuto una montagna di allievi. Ah dai. no, Licinio Francaldi ha tirato su tanti di quei tenori. Zio gli disse, ma sai, in teatro è difficile, sai, che come puoi Beh, sì, Duca fare di Mantova, l'Otello o eccetera. Radamés, Sì, no? sì. Era così, insomma. A proposito di insegnamento, che sistema di insegnamento aveva Ah, questo, lui? no, 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 lui non si mischiava nell'insegnamento. Ah. Lo disse chiaramente quando molti critici al termine della carriera lo consigliavano, ma maestro, commendatore, comunque lo chiamavano, ma perché lei, dice no, 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 giudizi, diciamo, come si dice, raccomandazioni, consigli quanti se ne vuole. Comandava sempre questa storia del diaframma, cerchi il diaframma, appoggia sul diaframma, canta sul fiato, se no se canti sulla gola te la finisci. Diceva sempre queste cose, di cantare sul fiato. Eh già, eh già.
E poi dopo ogni tanto interrompeva qualche passaggio, però lui non ha voluto mai insegnare, ma ce l'ha, se avesse voluto insegnare, certo, può darsi che ancora campava. Assolutamente, e la figlia quindi ci diceva anche non ha mai... Adesso le ho portato molte fotografie, tante fotografie di Rina. Ma che meraviglia. Rina, il giudizio più bello di Rina, secondo me, l'ha espresso Gualessi, Giorgio Gualessi, sì, sì, quale ha detto... Sì, è vero, Gigli chiamiamolo pure il re dei tenori, mm-hmm, ma Rina è di sicuro una buona principessa. Sì, è sì, una brava principessa, sì, e ha un grave difetto, essere è a figlia di Gigli. Già. Rina ha studiato tutta la Traviata con la Storchio, con Rosina Storchio, certo, e certo, ha debuttato, e l'ha fatta debuttare niente di meno che a Parma, al Teatro di Parma, e fu successo. Ci ha cantato pochissime volte col padre. Rina ha cantato con i più grandi del suo tempo, ha cantato con Lauro Volpi, certo. Rina ha cantato 100 recite di Traviata, 100 recite di Traviata ha fatto, documentate. Rina ha fatto una sessantina di Peter Fry, sì, è stata molto tempo in Giappone, insomma ha avuto tutte le sue peripezie possibili e immaginabili, ha cantato con i più grandi, rideva sempre appunto di questa Turandot, e lei faceva la Lione, la certo, sì, sì, con Lauri Volpi, dice che ridevano tutti perché si presentava, dice, era vestito come una befana, si era truccato come una befana, dice, non si capisce perché, insomma, ha cantato con vabbè, con il marito ne era molto molto amica, legata in amicizia sia a Tito Gobbi che a Becchi, Becchi era di casa,